Sì, diciamo che rispetto ad altre partite, pulizia tecnica un po' inferiore rispetto ad altre volte. Ci capita più in casa che fuori. E poi dopo la partita un po' è cambiata, dai, dopo abbiamo fatto un pochino meglio, soprattutto poi al secondo tempo. E niente, per me c'è un rigore per noi il primo, il secondo non c'è per me, il primo c'è il rigore. Partita comunque abbastanza equilibrata. Però dobbiamo far meglio, noi dobbiamo far meglio, dobbiamo far meglio nell'individuale, nel globale, in tante cose. Mister, l'impressione è che nel primo tempo la Reggiana sia stata quasi sorpresa dall'atteggiamento della Ternana e non sia riuscita a reagire. È così anche per lei? No, non è che ci hanno pressato su, per me siamo stati un pochino meno puliti da altre volte, per dire, siamo stati più puliti a Cremona con una squadra magari per me, di un livello un filo superiore. Che questa, in casa a volte facciamo partite sotto l'aspetto tecnico inferiori, fuori casa. Non le è venuto in mente, per esempio, di cambiare anche qualcosa a livello di uomini già nel primo tempo, oppure no? Cambiato uno, volevo tenere ancora, Nathan aveva poco, poco, Barella aveva poco, Pettinari aveva poco di partita, perciò ho tirato ancora, ho cambiato uno, ho messo Manolo che era quello un pochino più in forma, diciamo, degli altri. E poi dopo ho tirato avanti un po' la partita, vedere come andava e poi ho cambiato, iniziato a cambiare davanti. Mister, è più preoccupato della sconfitta o per questa mancata prestazione della squadra? No, sono preoccupato che dobbiamo recuperare qualche giocatore che sta un po' calato e qualcuno ha qualche acciacco e che sta calando. Sono preoccupato per quello. Non abbiamo una rosa così lunga per me, perciò Portanova bisogna recuperarlo perché è un momento che è un po' giù. Nathan aveva qualche problema, ancora non è lui, e poi pure Varela un po' qualche acciacco, e Pettinari è stato fermo. Abbiamo un po' di giocatori per me da ritirare su, e poi anche Bianco oggi tira, era stanco, alla fine va a benzina. No, È uscito per infortunio oppure solo affaticamento? sentiva un po' dietro il flessore un po' indurito, vabbè, è cambiato. Mister, gli avversari però oramai hanno studiato la Reggiana, tant'è che oggi in quattro marcavano i due portatori di palla. Forse non conveniva fare qualche soluzione lì, a Dove? centrocampo. Soluzioni che intendi? Mettere Cigarini, un centrocampista in più, un terzino in Per me meno. no. No. Per me no. Come l'ha Allora. letta io, no. Io credo che abbiamo un modo di giocare che se ti vengono a prendere dentro devi passare per fuori. Primo tempo siamo andati con Piragna, li siamo passati per fuori. Per me abbiamo delle giocate per comunque provare ad attaccare anche dall'esterno. Non è questione di modulo, perché Mario Samperisi fa il terzo, ma è quasi un terzino, intanto va avanti, perciò a prescindere dal modulo più uno, più due, è proprio un modo di una pulizia tecnica. Potevamo far meglio quando trovavamo le punte a giocare un pochino più puliti, che gli attaccavamo la linea. Per me, a prescindere dal modulo, dobbiamo far meglio. Oggi non abbiamo i dati, ma le palle perse della Reggiana sono una quantità esagerata, mi Eh sembra. sì, quando si perde c'è qualcosa che non è andato, sicuramente ho detto non è la miglior prestazione, a volte ci vengono cose meglio, a volte peggio, questo è il calcio. Sugli episodi c'è stato, dal vivo, un fallo di mano abbastanza evidente, insomma, Già l'ho non. detto, per me rigore, primo rigore, secondo no, perché io ho visto lì, avevo il VAR davanti, lì lo schermo, primo per me rigore. È così. Abbiamo preso anche due gol un po' così strani. Primo non l'ho capito, sinceramente. Ho visto una palla che si è impennata, si è messa dentro così. Pensavo che fosse fermato il gioco. Non lo so. Secondo, dai, abbiamo speso, è venuta fuori da un mezzo rimpallo, da un cross sporcato, e abbiamo preso gol. Mister, lei ha parlato di giocatori da recuperare. L'impressione è però che sia una squadra immatura, se quando è il momento di mostrare, diciamo, di essere in grado di vincere in casa contro una diretta concorrente, questo può anche far pensare questo, no? Ma tutte le squadre fanno questo, perché la Cremonese se vince con noi l'altra domenica a Cremona va seconda da sola, aveva un'opportunità, sì, ha vinto, no, è andata Ascoli, aveva un'altra opportunità, ha vinto, no, sarebbe questa. Sono giornate buone, giornate meno buone, a volte te lo puoi spiegare, a volte non te lo puoi spiegare, ma tutti hanno alti e bassi, tutti hanno alti e bassi.
non dobbiamo fare drammi quando succedono a noi, bisogna analizzarli, cercare di evitarli, di far di tutto, però la Serie B è questa. Ogni tanto dei giri a vuoto si prendono, ma tutte le squadre, ma non noi, la Reggiana o Lecco o altre, il Parma, la Cremonese, il Venezia, Palermo. Perciò capita a noi, sicuramente dobbiamo lavorare, far di più, far tutto, però può capita anche a noi. Quindi lo riconduci a un incidente di percorso, tu dici a Brescia ci sarà un'altra Reggiana? Io spero, come Feralpi in casa abbiamo fatto mezza, andare a Cremona bene, sembra che passano anni, ma passano 5-6 giorni e cambia tutto. Ripeto, ma anche le altre squadre, io guardo tutto, guardo anche le altre squadre, l'andamento. Chiaro che squadre fatte in un certo modo alla fine hanno più punti, però una squadra continua, chi è che arriva seconda per te quest'anno? No, no, questo non lo so. No, però per dire, sì. Chi, una volta sembra che uno parte, no, adesso c'è la maturità, adesso l'abbiamo trovata e poi dopo ricade. Oppure incontra noi, pareggia, poi va Ascoli, pareggia e l'altro si ritirano su. Poi tocca a Venezia e fa la stessa cosa. No, tu puoi aver ragione sul dei risultati, ma della prestazione. Oggi trovare un giocatore che è stato all'altezza delle sue qualità è difficile. Ma io non è che voglio la ragione, io non è che ti sto dicendo che i miei giocatori sono stati bravissimi. Ti sto spiegando che ogni tanto ci sta che una prestazione viene fatta un po' sottotono, poi dopo ognuno dà più o meno. Non è che sto vendendo fumo, io quando perdiamo, quando giochiamo male, sono il primo che lo dico. Possiamo dire trovare un risvolto positivo, il debutto di Blanco mi sembra che abbia risposto bene. Sì, ha debuttato e adesso piano piano, sicuramente serve un po' di tempo per entrare un po' nella squadra. Mister, no, solo una cosa, abbiamo rivisto Pettinari, tra l'altro credo abbastanza bene perché è stato più di uno spezzone, insomma come l'hai ritrovato? Grazie. No, l'ho ritrovato bene, sì, chiaramente ha caratteristiche diverse rispetto a Gondo, quando deve venire a giocare magari è più pulito, Gondo c'ha più profondità, sono giocatori diversi, in base alle partite troveremo il modo di mettere uno o l'altro, proveremo anche a metterli tutti e due, magari, vedremo.